Buongiorno, sono Emanuele Leambu e oggi vi parlerò della CBCT e del suo utilizzo, indicazioni e interpretazioni in endodonzia chirurgica. Ok, guardiamo questo caso. Questa è una giovane paziente che viene presso il mio studio estremamente terrorizzata per la presenza di questa lesione su questo dente trattata endodonticamente. Lei teme di avere un cancro, qualche male orribile, ma anche la lastrina eventualmente, come vedete, fa pensare alla presenza di una lesione periapicale di questo dente che è stato trattato, ricostruito con un penno metallico, con una corona. Ma la cosa non convince, non c'è sintomatologia di nessun tipo, quindi decido di fare una CBCT e come vedete questa mostra un'altra cosa, mostra un'altra realtà, mostra la presenza di una dilatazione del nervo interincisivo e del suo fascio neurovascolare. Come vedete, in quest'area qua si può notare che tra la radice e la cosiddetta lesione, in realtà la radiotrasparenza, la dilatazione del nervo, c'è uno strato d'osso. Quindi la signorina può essere rassicurata, non ha assolutamente nulla. Quindi è semplicemente un suo stato anatomico particolare, ma assolutamente non patologico. Vediamo quest'altro caso, anche questo molto interessante. Mi viene questa bambina 8-9 anni con questa endorale, non, con questa panoramica. Noi sappiamo che qua c'è qualche problema, vedete questo affollamento molto strano, questi denti ritenuti, ma non riusciamo a capire nulla fin quando non facciamo una CBCT. E questa CBCT si mostra cosa? La presenza di una lesione radiotrasparente estremamente grande. E come vedete anche la presenza di si individuano anche la presenza di altre lesioni e altre cisti. Questa è una sindrome di Gorlin-Gogl, la bimba presenta altri segni che caratterizzano questa sindrome, quindi viene immediatamente inviata al servizio di chirurgia maxillofacciale, dove verrà poi operata. Che cosa è successo? Non so chi di voi ricorda il mito della caverna di Platone. Il mito della caverna di Platone è il mito che ci racconta come i prigionieri all'interno di questo mondo sotterraneo, non vedano la realtà, ma vedono delle immagini proiettate su un muro dai loro carcerieri, vedete? Semplicemente loro interpretano queste cose come se questo fosse il mondo reale, mentre il mondo reale è tutt'altro e il mondo reale lo possono comprendere solo quelli che si liberano da certe catene mentali e vanno fuori a vedere la luce. Ed è un po' il concetto della radiologia 2D in rapporto con la radiologia 3D. Vedete, questa immagine è estremamente evocativa. Questa è la verità che noi dovremmo individuare attraverso i nostri esami. Ma noi vediamo o questa immagine che è vera, perché è la proiezione di questa verità su un muro, ma vediamo anche questa, che è altrettanto vera, ma nessuna delle due è la verità, questa è la verità. Questo è più o meno lo stesso discorso che facciamo quando andiamo a esplorare il mondo con la 2D o con la 3D, il mondo, diciamo, della bocca del nostro paziente. Vedete, noi in questo caso una paziente che giunge alla mia osservazione con un problema, una fistola o sicuramente una lesione sopra il premolare. Ha sicuramente un molare maltrattato, ha sicuramente una perforazione nel premolare e sicuramente questo premolare ha un canale in più. Questo è quello che noi possiamo evincere da questo esame. Facciamo tutti i trattamenti. Tra i due trattamenti la mia paziente ha un grosso problema, si gonfia il viso dalla parte che abbiamo trattato, si chiude l'occhio, ha una sinusite reattiva. A questo punto cosa è successo? È successo che io ho fatto un confronto tra questa immagine che avevo ottenuto, vedete, un'immagine bidimensionale nella quale alcuni oggetti, ad esempio questo, sono coperti dalla presenza di un oggetto più grande o più denso che si sovrappone, che quindi non mi impedisce la visione di questo oggetto durante l'esame radiografico. Io posso sproiettare la mia lastra bidimensionale andando a cercare quest'altra proiezione. Ma anche quest'altra proiezione comunque mi impedirà la visione di alcuni oggetti, per esempio questo. E quindi cosa succederà? Succederà che io dovrò comunque fare un altro genere di esame, perché se voglio avere non la visione di quello che è vero, ma la visione della realtà,
Vedete, dovrò fare qualcos'altro, cioè dovrei avere a disposizione un qualcosa che mi circondi l'oggetto, dandomi più proiezioni. Queste informazioni poi dovrebbero essere raccolte da un processore e attraverso questo processore io potrei ricostruire un'immagine finalmente tridimensionale. Quindi riguardiamo questa immagine, guardiamo come è andata a finire, quindi con un ritrattamento fatto, con una lesione preesistente. Ma la realtà era un'altra, la realtà era di una cista odontogena di grandi dimensioni, superiore al centimetro da una parte, superiore al centimetro e mezzo sulle altre visioni, e quindi quello che era successo era che la signora le si era infiammata nel post-trattamento del premolare questa lesione e aveva avuto un problema sinusale. Tra l'altro la signora aveva già subito presso il reparto di otorino un paio di interventi di al seno mascellare che erano stati assolutamente non sufficienti a risolvere il problema, anche perché il problema era odontogeno, quindi la sua risoluzione si doveva cercare altrove. Questo meccanismo per poter ottenere questa immagine si chiama CBCT, cioè con beam computer tomography. Cosa significa? Con beam significa fascio conico, fan beam è quello invece a fascia ventaglio. Questo, il fan beam, è quello delle CT più tradizionali. E quindi abbiamo una traslazione del paziente in avanti e ogni traslazione viene compiuta dal detettore un giro attorno al paziente. Quindi ogni giro che fa il paziente riceve un tot di irraggiamento. Con la CONBIM, invece, con un solo giro attorno al paziente vengono raccolte le informazioni che vengono prese e proiettate da questo fascio conico su quello che viene chiamato il field of view, cioè l'area che noi vorremmo esaminare. I field of view possono essere di diverse dimensioni, vengono raggruppati in tre grandi campi che sono lo small o focused field of view, il medium field of view e il large field of view. Più o meno lo small equivale all'equivalente di due lastrine, il tradizionale è 5x5 o 6x6, il medium field of view comprende il mascellare superiore e il mascellare inferiore, mentre il large field of view comprende tutta la testa. Nel mio modo di interpretare la radiologia tridimensionale, i campi di azione dell'odontoiatra dovrebbero essere solamente quello dello small e del medium field of view, lasciando agli specialisti di radiologia, sia essi di provenienza medica, sia essi, speriamo in un futuro, di provenienza odontoiatrica, cosa che accade già in molti paesi europei, dove esiste una scuola di specialità di radiologia per odontoiatri, e secondo me dovrebbe essere una cosa che un paese civile dovrebbe avere, e queste large field of view, dicevo, dovrebbe essere interpretato solo da loro. Perché? Perché comprende e può mettere in luce delle patologie non orali, non collegate alla bocca, che noi odontoiatri difficilmente potremmo diagnosticare con esattezza. Chiaramente più è piccolo il fovea, il field of view, tanto più piccolo è il voxel. Il voxel è l'unità di misura della radiologia tridimensionale, cioè sono i cubetti che hanno uno stesso valore di grigio, a cui la macchina attribuisce uno stesso valore di grigio. Quindi tanto più grande è il fov, tanto più grande è il voxel. Quindi se andiamo a esaminare tutta una testa, normalmente non possiamo avere voxel più piccoli di cubetti di 300 micron, che diventano 200 micron nella medium field of view, che possono arrivare anche a 76 micron nella small field of view. Questo cosa significa? Significa che tanto più piccolo è il field of view, tanto maggiore sarà la risoluzione. E qua lo capiamo bene guardando quello che significa in pixel, che è probabilmente un'unità di misura che ci è più familiare. E si può capire facilmente come tanto più aumenta il numero delle fette, tanto maggiore sarà la nostra definizione. Voi capite che se io devo guardare un dente, un millimetro di un dente, guardandolo con un large field of view, lo vedrò attraverso 3-4 fette. Se lo guardo attraverso un medium field of view, lo guarderò con 5 fette. Se lo devo esaminare con una small field of view, arriverò fino a 12-13 fette. Quindi avrò modo di avere una serie di dettagli maggiori. Quindi possiamo dire che minore è il volume del voxel, maggiore sarà la sua definizione, la definizione dell'immagine, e comunque questo lo pagheremo con un aumento del cosiddetto rumore, che disturba un po' quando facciamo le ricostruzioni tridimensionali, quindi disturba un po' quando si va a fare, per esempio,
delle operazioni di radiologia guidata, come può accadere per l'implantologia. Importante questo, vedete, ricostruzioni con voxel di grandi dimensioni renderanno impossibile la visione di piccole strutture. Guardiamo per esempio, noi abbiamo il nostro canale che è 100 micron, se noi lo ricostruiamo con un voxel da 300 micron, ovviamente non riusciremo a comprenderlo. Stessa cosa invece al contrario accadrà se noi vogliamo esaminare sempre lo stesso canale di 100 micron, ma usando un voxel, una macchina che consente un voxel più piccolo di 100 micron, per esempio 76 micron come avevamo visto prima. Vedete, in questo caso il nostro canale, per esempio, calcificato potrà essere identificabile, mentre lo perderemmo se usassimo un voxel più grande, per esempio 300 micron. Quindi cosa possiamo dire? Che nei dispositivi a piccolo FOV il rapporto fra minore definizione e maggior rumore sarà comunque favorevole e ci consente oltretutto di abbassare i dosaggi perché esamineremo una piccola parte del corpo del nostro paziente, non una parte più larga. Quanto può valere una scansione? Con alcune macchine addirittura arriviamo a 5 microsievert, che è praticamente l'equivalente di una lastra endorale. Diciamo che mediamente stiamo sui tra i 20 e i 40 microsievert. Per renderci conto di un parametro, noi ogni anno pigliamo mediamente 2200 microsievert per la radiazione di background, quella che proviene da Cosmo, o pigliando un aereo di ritorno da New York, prenderemo attorno ai 100 microsievert. Quindi, è interessante anche vedere questo tipo di rapporto, così come per svariati motivi di isotopi, quando mangiamo una banana, noi pigliamo 0,1 microsievert, e quindi sostanzialmente mangiando 50 banane abbiamo lo stesso irraggiamento di una CBCT a small field of view nel campo anteriore. Che cosa ci serve la 3D nella chirurgia endodontica? Prima di tutto ci serve nel grande campo, forse quello in cui la CBCT ha più applicazioni, della diagnosi endodontica. La diagnosi endodontica è estremamente interessante. Vi mostro un caso che tra l'altro ho recentemente pubblicato, è stato accettato per la pubblicazione, verrà pubblicata a brevissimo sull'European Journal of Pediatric Dentistry. Ho pubblicato assieme ad alcuni colleghi dell'Università di Siena e al dottor Marco Vigna di Rimini, nello studio del quale ho eseguito questo trattamento. Vedete, ci arriva questo bambino di una decina d'anni a cui era stato reimpiantato il dente in seguito a un'avulsione. Dopodiché il bambino non era più andato all'osservazione del clinico e gli si era ripresentato dopo alcuni mesi con un forte ascesso. E il bambino mi arriva con questa immagine radiografica, immagine che non solo è brutta perché non è stata poi trattata correttamente, quindi non è stata sciacquata correttamente dopo il fissaggio, ma tutto sommato non mi dà delle informazioni. Il bambino per questo ha ricevuto un dosaggio che si aggira intorno ai 15 microsievert, perché ricordiamoci che un bambino da 0 a 10 anni ha un fattore di moltiplicazione del rischio più o meno di 3 volte. Quindi, cosa decido di fare? A questo punto io decido di fare un esame radiografico che mi permetta di comprendere. Sicuramente non scelgo di fargli a parità di dosaggio, ma anche se avessi un dosaggio di poco superiore, una altra endorale. E decido di fare una CBCT. E vedete come il mondo cambia. Mi mostra, per esempio, la presenza di grandi riassorbimenti, mi mostra la presenza di una grande lesione, della perdita del piatto vestibolare. Quindi decido poi di proseguire dopo una medicazione piuttosto prolungata, chiudo la parte più apicale della radice utilizzando delle bioceramiche, nella fattispecie il biodentin, chiudo il resto con guttaperca, il dente viene poi ricostruito e controllato a distanza di un anno e questo è il controllo a distanza di un anno che mi mostra cosa? La perfetta ricostruzione della corticale e della midollare tutta attorno alla radice e lo stop di questo riassorbimento che verrà gravemente messo a rischio il dente di questo, la sopravvivenza del dente di questo ragazzo. Quindi, parità di dosaggi, immagini molto più ricche di dettaglio, molto più utili per darmi delle informazioni. Questo è in accordo con quello che dice la legge dello Stato italiano, esattamente la 187-2000, che mi dice di usare non il
minore irraggiamento possibile, ma il minore irraggiamento possibile per avere delle immagini che abbiano un'ottima qualità diagnostica. In questo caso assolutamente la 3D è vincente. Guardiamo quest'altro caso, questa signora di 32-33 anni arriva alla mia osservazione perché ha un fortissimo dolore, dolore dovuto a questa carie che ha prodotto una pulpite reversibile. Quindi, prima cosa, trattamento d'urgenza, le devitalizziamo il dente e poi, finalmente risolto il problema del dolore, andiamo a vedere che ci sono altri problemi. Qua vediamo, per esempio, che c'è una grandissima lesione e tutto sommato vediamo anche una discreta opacità del seno. Anche in questo caso occorre fare una 3D e questa 3D cosa ci mostra? Ci mostra la presenza appunto di una lesione dovuta alla perforazione, di una lesione periepicale sia del premolare che del molare, soprattutto ci mostra la presenza di una enorme infiammazione sinusale, probabilmente di origine endodontica, perché vedete c'è stata un'espansione della corticale, una soffiatura del pavimento della corticale del pavimento del seno e quindi una conseguente sinusite odontogena. Quindi decidiamo di procedere, ritrattiamo prima il molare, quindi devitalizziamo il premolare e rimuovendo il perno e a questo punto trattando le varie fasi, andando prima a chiudere la perforazione e quindi a trattare tutto il resto del canale. Interessante vedere questa cosa, vedere come la tecnologia in qualche modo, i nuovi materiali ci abbiano cambiato la vita. Fino a 2 o 3 anni fa, cioè fino all'avvento delle bioceramiche, noi dovevamo impiegare un primo appuntamento per rimuovere il perno, quindi mettere dell'idrossido di calcio perché la lesione sanguinava, quindi rimandare via il paziente, attendere un secondo appuntamento per avere una cauterizzazione della lesione e quindi procedere all'inserimento dell'MTA, che però richiedeva molte ore per l'indurimento, quindi si rimandava a casa il paziente. E si procedeva al ritrattamento solo in un terzo appuntamento. Oggi la situazione è cambiata, estraiamo il perno in pochi minuti, possiamo utilizzare un banalissimo laser ai diodi per effettuare l'emostasi e poi con le bioceramiche siamo in grado di chiudere e di avere la possibilità di accedere ai canali nel giro di qualche minuto. Il Biodentin che io utilizzo dopo 12-15 minuti è già indurito e quindi mi permette di procedere al ritrattamento in una sola seduta. Quindi un grande risparmio di tempo sia per il clinico ma anche per il paziente. Questa è la situazione al termine dei trattamenti. Vedete come già la lesione sinusale abbia risposto immediatamente a questa stimolazione riducendosi. E questa è la situazione a distanza di 6 mesi, dove vedete che si è riformata la corticale del seno e si è risolta completamente la sinusite odontogena. E la mia paziente sta godendo di eccellente salute, quindi ottimo trattamento, si procede a questo punto alla protesizzazione definitiva. Ok, interessantissimo questo articolo che è stato pubblicato dal gruppo di Estrela, che ha verificato come utilizzando la panoramica, la periapicale o la CBCT cambi le percentuali di rilevamento delle lesioni. Guardate, utilizzando la panoramica su questi 1425 pazienti è stato rinvenute le lesioni nel 17,6% dei casi, negli stessi pazienti utilizzando l'endorale nel 35,3% dei casi e utilizzando la CBCT le lesioni improvvisamente erano diventate 63,3%. Questo cosa significa? Significa che utilizzando la panoramica per cercare le lesioni periapicali ne perdiamo circa il 50%, quindi questo sicuramente ci dice che è l'esame sbagliato. La panoramica è un esame a oggi assolutamente privo di valore diagnostico, sia in endodonzia che in conservativa, come sta sottolineando nella sua campagna di informazione l'Accademia Italiana di Conservativa. Quindi è un esame che ormai ha veramente poco significato. La stessa cosa in questo articolo si verifica quando andiamo a vedere i denti non trattati. Vedete, più o meno la percentuale non cambia, cambia di poco. Un'altra cosa, quando noi andiamo a fare chirurgia endodontica, questo è estremamente importante, noi dobbiamo tenere in considerazione tutta una serie di strutture, cioè la chirurgia endodontica funziona bene nel momento che noi abbiamo già risolto alcuni problemi, per esempio quello di trovare tutti i canali, quello di detergerli tutti e
ma utilizzare la chirurgia endodontica solo per quelle situazioni nelle quali il trattamento ortogrado non sia stato sufficiente. Estremamente importante l'utilizzo del microscopio, sia in fase di trattamento ortogrado, sia in fase di trattamento chirurgico. Sappiamo che solo il microscopio ci permette di ispezionare perfettamente le superfici resecate degli apici e di rinvenire gli istmi. Quanto sono importanti gli istmi? Importantissimi. Prima cosa, noi sappiamo che a 4 mm dall'apice, nei canali dove ci sono due, nelle, scusate, nelle radici dove ci sono due canali, la presenza dell'istmo è quasi costante, siamo prossimi al 100%. Questo lavoro fatto da Kim e colleghi, cosa ci dice? Ci dice che trattare o non trattare l'istmo diventa fondamentale per la prognosi della chirurgia endodontica, quindi del caso a 360 gradi. Perché questo articolo cosa ci dice? Ci dice che la percentuale di successo nei denti con un solo canale è molto più alta che nei denti dove ce ne sono due, quindi dove probabilmente c'è la presenza di un istmo. Questo è un caso interessante, quindi noi dovremmo arrivare alla chirurgia endodontica solo dopo che abbiamo esplorato e risolto tutte le problematiche dei sistemi canalari. Per esempio, la prima è trovare tutti i sistemi canalari. Questo è un caso estremamente interessante perché nella diagnostica, nella radiologia diagnostica che ho fatto a questo giovane paziente, che vedete aveva una lesione qua, aveva una lesione su questo premolare e aveva una grande lesione anche su questo molare. Vedete, possiamo vedere che oltre al canale, che aveva l'unico canale che era stato trovato nel primo trattamento, c'era un secondo canale qua e un terzo canale in questa posizione. Quindi io parto col mio ritrattamento sapendo che in questa radice mesovestibolare avrò tre canali. Comincio a cercare, ne trovo immediatamente uno. Ok, quindi ho trovato il mesovestibolare qua e il mesoparatale qua, ma non vedo traccia del secondo canale. Quindi proseguo la ricerca, continuo a pulire, lavare e continuo a non vedere traccia di questi canali, ma so che ci sono, quindi continuo a cercare, rimuovendo della dentina con gli ultrasuoni, con delle punte ultrasoniche, vedete, viene fuori e quindi sono in grado di trattare anche il terzo canale. La cosa più interessante è che l'RX, la CBCT al termine di tutti i trattamenti, mi mostra cosa? Mi mostra che questi canali in realtà erano effettivamente tre ed erano tre separati, quindi non trovare uno di questi canali avrebbe voluto dire perdere qualsiasi possibilità di guarigione con il ritrattamento di questo dente e oltretutto rendere estremamente complesso anche il trattamento chirurgico, perché avrei dovuto immaginare la presenza di un terzo canale come causa del fallimento. Altro caso, in questo caso abbiamo un conoide, un dente anomalo di questo ragazzo di 18 anni. La CBCT mi mostra cosa? Che c'è un forte riassorbimento del dente centrale di questo dense in dente. Questi sono due denti, uno dentro l'altro. Il canale, diciamo, centrale è necrotico ed è riassorbito, quindi io decido di fare un altro tipo di trattamento, quindi questo è il dente riassorbito, io decido quindi di trattare prima per via ortograda, trattando esclusivamente che cosa? Non il canale centrale che è riassorbito e quindi tratterò per via chirurgica, ma tutto il canale circolare, cioè quello che gira attorno al canale centrale. Comincio, lo sagomo, vedete completamente, lo otturo e pongo solo un po' di MTA a chiudere l'orifizio del canale centrale, quello riassorbito. Quindi procedo alla chirurgia endodontica, scolpisco il mio lembo facendo una base papilla incision, quindi preservando la papilla, il paziente è molto giovane. Una volta che ho fatto la mia elevazione del lembo, ripulisco la lesione e procedo alla preparazione di tutto il sistema canalare e la sua disinfezione usando delle punte da 9 mm della Satellite. Quindi comincio a ricostruire il dente. In questo caso non avevo ancora a disposizione il bioceramico, ho usato della Super EBA. E questa è l'immagine di fine lavoro. Quindi ho proceduto alla rigenerazione di quei dei tessuti utilizzando osso sintetico e membrana. Questa è l'immagine a distanza di un mese, vedete come i tessuti abbiano reagito piuttosto bene, e questa è l'immagine di controllo a un anno, dove vedete come tutti i tessuti
attorno al dente siano perfettamente sani, quindi come la mia terapia abbia avuto un eccellente successo. Altri casi, nelle quali è importantissimo avere una buona diagnostica, questa è una signora che ha subito questi terribili trattamenti presso una low cost, dove le hanno perforato il primo molare, che poi verrà estratto, e dove le hanno rotto due strumenti nel secondo molare. Lo strumento rotto nel canale mesovestibolare si è andato a piantare nel pavimento del seno mascellare e lì è rimasto. La CBCT mi permette di capire bene la situazione, quindi procedo inizialmente con il trattamento ortogrado. Come vedete, rimuovo facilmente il canale dalla radice distale, ma qualsiasi tentativo di rimuovere lo strumento dalla radice mesovestibolare diventa assolutamente infruttuoso. E quindi procedo al trattamento chirurgico, trattamento che faccio a radice vuota, una tecnica che ho messo a punto di recente. Quindi chiudo il canale con del cotone e del cavite nella parte più coronale, scolpisco il lembo, preparo il canale e lo preparo fino a arrivare in grande profondità. Quindi, dopo una disinfezione fatta con della clorexidina, provvedo al sigillo del canale utilizzando delle bioceramiche. Questo è il canale al termine del trattamento chirurgico. Dopo ho aspettato 15-20 giorni per la guarigione dei tessuti molli e quindi ho provveduto a rimettere la diga di gomma, a ridisinfettare il resto del canale e a sigillarlo con della guttaperca calda. Quindi, diciamo, a cosa serve il mio trattamento, la mia CBCT nella prima fase, a fare una diagnosi e a programmare il trattamento. Noi dobbiamo pensare sempre che il trattamento endodontico non è un trattamento o ortogrado o chirurgico, ma è sempre un trattamento potenzialmente in due fasi. Cioè, noi sappiamo che una certa percentuale, attorno al 15% di ritrattamenti, non andranno a buon fine, anche se sono stati perfettamente realizzati da un punto di vista tecnico. Quindi abbiamo dei problemi, diciamo, biologici che ci portano a una mancata guarigione nel 15% dei casi. Questi 15% dei casi dovranno essere trattati chirurgicamente. Quindi io a monte, già quando faccio una prima visita su qualunque paziente, so che una certa percentuale di questi pazienti non guariranno. A questi pazienti non sarà sufficiente solo trattamento ortogrado, quindi necessiteranno di un trattamento anche chirurgico. In fase chirurgica, cosa devo fare? Posso utilizzare la CBCT per tre cose: per il riconoscimento e isolamento delle strutture anatomiche, per la localizzazione delle radici e la loro collocazione nello spazio e per valutare perfettamente l'estensione delle lesioni, cosa che la radiologia 2D non mi permette di fare. Guardiamo questo caso. Questo caso l'ho condotto a quattro mani col dottor Roberto Ghiretti di Mantova, col quale conduco gli interventi più grossi. In questo caso abbiamo questa grande lesione. Il paziente ci viene con questa CT ospedaliera che mostra questa lesione veramente imponente, che ha coinvolto il nervo alveolare nel suo percorso. E qual è il problema? Che noi non sappiamo esattamente se il problema sia esclusivamente di una cisti follicolare dovuta al dente del giudizio incluso o se sia un problema endodontico della distale del primo molare. In ogni caso, decidiamo di risolvere chirurgicamente entrambe le problematiche. Quindi, prima cosa, il dottor Ghiretti apre il lembo, toglie il dente del giudizio incluso e usa parecchia parte del suo tempo per rimuovere la cisti, che come vedete era completamente aderente e adesa al nervo alveolare inferiore. Risolta questa parte, quindi rimossa il dente e la cisti, provvederò io a eseguire la chirurgia endodontica della distale del primo molare. A questo punto realizziamo una CBCT di controllo, questo è il tempo zero. Noi normalmente decidiamo di non trattare a priori i denti coinvolti, i denti vitali coinvolti nella cisti, eventualmente si tratta in un secondo tempo se presentano dei problemi. In questo caso il secondo molare dopo un mese va in pulpite, quindi lo tratterò io endodonticamente. Questo è il controllo a un anno dove vedete che si sta riformando abbondantemente osso e corticale.
il controllo a 2 anni mi mostra la perfetta risoluzione dei tessuti duri attorno all'area, ai denti e la guarigione di tutta l'area operata. Ho visto e colleghi in questo articolo hanno parlato appunto dell'utilizzo della CBCT come ottimo mezzo per andare a fare diagnosi e prevedere l'intervento quando le lesioni sono in prossimità del nervo alveolare inferiore. Questo è uno di questi casi, vedete, dove io ho provato un ritrattamento del primo molare e del quarto e del quinto. Ma la lesione addirittura si è andata allargando nel tempo, poi ha fistolizzato con un ascesso in quest'area. Quindi anche in questo caso decidiamo di procedere alla chirurgia, apriamo, siamo costretti a isolare anche un nervo accessorio, che è questo che vedete in quest'area, procediamo quindi con la chirurgia endodontica, procedo con la chirurgia endodontica dei vari elementi coinvolti, esattamente il quarto, il quinto e le radici mesiali del sesto. Questo è il tempo zero, questo è il controllo a distanza di 8 mesi, un anno, che ci mostra come sta procedendo la guarigione a carico di tutti gli elementi coinvolti, quindi una situazione estremamente interessante. Altra situazione è quando la lesione è prossima al forame mentoniero e al nervo mentoniero, come avviene in questo caso che tratto io, presso lo studio del dottor Ghiretti. E vedete come la lesione di questo premolare sia molto molto vicina al nervo alveolare inferiore e al sfiocamento come nervo mentoniero. Il problema qua è proprio tecnico, quindi la progettazione mi permette di decidere di isolare il nervo come prima cosa, cosa che faccio immediatamente, di tagliare l'apice, quindi tagliare l'apice mantenendomi un pochino più distante dal nervo, quindi elimino l'apice, retropreparo il canale, preparandolo più profondamente, più in profondità, per ovviare ai problemi di aver inclinato molto questo bisello. Io di solito faccio un bisello a 0 gradi, 10 gradi al massimo, questo è un bisello che è almeno a 45 gradi. Ho inclinato così per stare più lontano dal nervo e ho sigillato tutto usando della bioceramica. Questo è l'esame che ci mostra la fine del mio trattamento e questo è il controllo a distanza di 6 mesi, dove vedete che la guarigione è uno stadio già assolutamente avanzato. Altra situazione dove possiamo avere qualche problema è per esempio con la fossa nasale. Questa è una giovane paziente che giunge alla mia osservazione dopo che io avevo provato un ritrattamento di un canino e il collega che me l'aveva inviato aveva trattato correttamente il quarto, ma la lesione c'è, non recede e si è estesa, vedete, fino ad andare a toccare il turbinate. Quindi a questo punto decidiamo il trattamento chirurgico. Il problema è fare attenzione a quest'area dove abbiamo della mucosa nasale. Quindi decidiamo di intervenire, scolpisco un lembo piuttosto ampio, rimuovo l'osso che ormai è completamente papiraceo attorno alla lesione. Espongo la mucosa nasale, che è questa, però sono sufficientemente lontano. Poi, grazie alla CBCT, so esattamente i confini all'interno dei quali muovermi. Faccio le mie apicectomie, preparo i miei canali retrogradi, li otturo utilizzando Supereba. Questo è il controllo a 6 mesi, che mi mostra un'ottima guarigione dei tessuti duri, ma soprattutto la risoluzione della patologia preesistente. Vedete, questa era la lesione che si appoggiava praticamente al turbinate. E questo è quello che c'è dopo 6 mesi, una guarigione estremamente avanzata. E questo è stato il primo articolo che è stato scritto relativo all'utilizzo della CBCT in chirurgia endodontica dei molari superiori e fatto dal gruppo di Mauro del professor Berutti, e il primo nome è quello di Mauro Rigolone. Estremamente interessante perché ci ha permesso di capire come accedere anche alle radici palatine attraverso una chirurgia a partenza vestibolare. Questo è un caso di un mio ritrattamento che purtroppo dopo un anno non è andato in guarigione, cioè continua a esserci questa lesione di 2 cm di diametro e decido di fare il trattamento chirurgico, anche in questo caso assieme al dottor Ghiretti. Apriamo,
viene rimossa la lesione, preparo tutti e quattro i canali, compreso il mesio vestibolare, il mesio palatale e l'istmo, che si vede perfettamente, che corre fra i due. A questo punto, questa è la CBCT di fine lavoro, che mostra come io abbia sigillato tutti e quattro i canali, vedete, mesio vestibolare, l'istmo e il mesio palatale, il canale palatale e il canale distale. Vedete come l'immagine clinica collimi perfettamente con la ricostruzione rendering del 3D, e questa CBCT a distanza di un anno mi mostra la completa guarigione sia del seno mascellare sia dei tessuti duri attorno al mio secondo molare operato. Altro caso, questa è una tecnica che abbiamo messo a punto io e Roberto Ghiretti, è una giovane paziente, ha una sinusite odontogena che le sta veramente rovinando la vita, sta assumendo da tempo grandi quantità di antinfiammatori che non risolvono il caso. Il mio ritrattamento non è riuscito a risolvere il problema. Cosa vedo? Ho visto nella CBCT che l'unica radice che spunta nel seno mascellare è la radice mesovestibolare. Quindi apriamo il dente, apriamo il lembo, svuotiamo il seno attraverso questo foro e a questo punto ho provveduto a tagliare esclusivamente la radice mesovestibolare e a sigillare esclusivamente la radice mesovestibolare. Vedete, abbiamo sollevato, e il dottor Ghiretti mi sta tenendo sollevata la membrana del seno, e questo è l'osso che è sopra le altre due radici, che mi rassicura sul fatto che non ci sia infiammazione delle stesse. Quindi chiudo in questo modo, vedete, qua possiamo notare la botola che abbiamo fatto e abbiamo elevato per effettuare l'antrotomia laterale, per permettere l'accesso, e questo è un controllo fatto per motivi otorino dalla paziente che mostra un seno completamente pneumatizzato, l'osso corticale in guarigione e soprattutto i tessuti duri periradicolari completamente guariti. Quindi un intervento che ci ha dato un'enorme soddisfazione. Altro caso, anche in questo caso, a distanza di un anno e mezzo dal mio ritrattamento, la paziente non ha ancora cessato di avere sintomi, la CBCT mi mostra una grande lesione che si estende anche in questo caso fino alla fossa nasale, intervento che eseguirò da solo, aprendo, vedete, un lembo piuttosto esteso, sempre con risparmio di papilla, effettuando una retrograda utilizzando le punte lunghe, dopo la rimozione della membrana cistica, il sigillo, e quindi in questo caso l'ispezione sia della membrana del seno che era stata espansa dalla lesione, che vediamo qua attraverso lo specchietto, sia l'ispezione di quest'area che ormai è esclusivamente la mucosa nasale che traspare attraverso la lesione, che io ho lasciato completamente intatto anche perché sapevo perfettamente dove era grazie alla CBCT. Tempo zero, un mese dopo, vedete come guariscono bene i tessuti. L'istologico che mostra la presenza anche di epitelio ciliato su questa lesione e il controllo dopo un anno che mostra un'ottima guarigione dei tessuti duri tutto attorno alla radice, là dove c'era questa enorme lesione. Secondo punto, la localizzazione delle loro radici e la loro collocazione nello spazio, importantissima nella programmazione di una chirurgia. In questo caso guardiamo questo primo molare inferiore che deve essere operato in entrambe le radici. Prima valutazione che faccio, dov'è il nervo alveolare inferiore? Quindi lo disegno, vedete questa linea gialla. Dopodiché faccio determinati tipi di considerazioni, per esempio quanto dista il lapice dal nervo, una distanza enorme per un endodontista, quindi quasi 4 mm, quindi so che posso andare tranquillo. Quanto è spessa la corticale? Altra cosa che dovrò fare, e soprattutto sapere quanto dista il mio apice dalla corticale vestibolare. Quindi io potrò guidare la mia chirurgia sapendo per esempio anche quanto è lunga la radice, quindi farò un foro in questa zona, lo potrò verificare. A questo punto potrò con delle sonde andare ad accuratamente misurare la distanza che mi separa dal mio apice e a questo punto risolvere il problema. Questo è il termine della chirurgia, dove vedete ho trattato il canale distale e i due canali mesiali e l'istmo compreso fra di loro, e questo è il controllo a distanza di un anno che mi permette di vedere la guarigione dei tessuti. Altro caso, in questo caso mi è utile per la programmazione di questo problema. Questa signora continuava ad avere fastidio per la permanenza di una piccola lesione nel trattamento del
del canale di Stalin, dopo il trattamento del canale di Stalin, probabilmente c'è un altro sistema canalare in mezzo tra il disco vestibolare e il palatale, probabilmente in quest'area, e io so che devo accedere a questa zona, dovrò trattare questa zona. Quindi cosa succede? Succede che io nella programmazione che faccio guardando la 3D, so che dovrò andare ad amputare anche le radici mesovestibolari. Ed è esattamente quello che vado a segnare, vedete? Quindi programmazione, aprire un lembo che parte da quest'area qua, accedere alle mie radici, tagliare le radici mesiali, accedere alla radice distale, alla radice che poi collega la distale alla palatale e procedere al mio trattamento chirurgico. È esattamente quello che faccio, vedete, questa immagine ci mostra quello che è avvenuto dopo il trattamento, quindi questa è la radice mesiale, queste sono il trattamento dell'istmo e della parte distale che avevo trovato. Questa è la CBCT di controllo a 1 anno che mi mostra la guarigione dei tessuti duri sia a carico della distale che a carico delle mesiali. Quindi un buon successo da un punto di vista chirurgico. Terza indicazione, l'utilizzo della CBCT è la valutazione e l'estensione delle lesioni. Vedete qua siamo di fronte a questa lesione veramente enorme dovuta a un problema endodontico del laterale di destra del paziente e possiamo vedere come la lesione si estenda nel palato fino ad arrivare quasi al limite della mesiale del sesto. Sempre un intervento condotto da me e il dottor Ghiretti, viene rimossa la lesione, viene fatta la piccectomia. La lesione, vedete, di dimensioni gigantesche, sutura a punti staccati, controllo alla rimozione delle suture. Questa è la 2D che mostra il mio trattamento ortogrado. Nessun dente verrà trattato endodonticamente, nonostante che fossero tutti compresi nella lesione, tutti i denti si mostreranno vitali ai controlli, vedete dove si mostra una diminuzione della lesione, una guarigione presumibilmente con tessuto connettivo. L'importanza di utilizzare la CBCT nel follow-up è sottolineata da questi autori, che addirittura suggerirono l'utilizzo della CT piuttosto che della CBCT, perché ancora la CBCT non c'era. A maggior ragione l'utilizzo della CBCT. Questo è un intervento sempre in doppia che ho condotto con il professor Bianchi dell'Università di Bologna, della maxillofacciale. Lui ha provveduto alla rimozione del dente del giudizio, io ho provveduto alla piccectomia di tutte le radici di questo di settimo superiore e durante l'esame clinico ho rilevato anche la presenza di una lesione della mesiale del sesto superiore. Quindi ho provveduto a un ulteriore trattamento. Questo è il controllo a distanza di 1 anno dall'intervento chirurgico, dove vedete come siano guariti perfettamente sia i tessuti attorno alla chirurgia del settimo sia al trattamento ortogrado del sesto. Molto bello in questo caso l'utilizzo del rendering per poter far vedere al paziente come si sia riformato l'osso partendo da prima, dopo, prima e dopo. Quindi il paziente riesce a comprendere bene come le terapie eseguite possano avere ottenuto un buon successo clinico. Bene, io con questa ultima immagine vi saluto, lasciandovi con un'immagine del mio nuovo studio, che è situato in Bologna. Questi sono i miei riferimenti sia del sito internet del mio studio che del mio indirizzo di posta elettronica. Se avete dubbi, quant'altro, volete mostrarvi dei vostri casi, mi potete raggiungere attraverso questi indirizzi. Grazie.